Bentornati. Oggi siamo a Licola, nella Chiesa Cristiana Evangelica Nuova Pentecoste, situata in via Sannullo 30, in occasione del servizio di culto serale delle ore 19:30. La struttura, che può ospitare fino a 60 membri, vede la partecipazione di quasi una quarantina di fedeli ed è situata nella zona molto interna della città. Siamo qui con Gina, una sorella della comunità locale di Licola, a cui vogliamo chiedere di raccontare brevemente come hai conosciuto il Signore e cosa ti ha portato a frequentare la missione. Allora, io conosco il Signore che sono 23 anni, ero molto piccola e ho avuto una bruttissima esperienza. All'età di 5 anni ho perso mio padre e quindi la mia vita cresceva molto odio, anche essendo una bambina, ma il Signore ha avuto veramente tanto amore per me. Venne una sorella a casa mia, io pregavo, anche non conoscendo il Signore, una realtà vivente, pregavo e chiedevo al Signore di togliere questo odio, questa tristezza, questa insoddisfazione che c'era nel mio cuore. E il Signore anche le preghiere dei piccoli fanciulli ascoltò la mia preghiera che avevo 8 anni. Venne una sorella, ci parlò del Signore, io iniziai a frequentare la scuola domenicale e da lì andai avanti, accettai il Signore nella mia vita. A 9 anni il Signore mi battezzò di Spirito Santo e così sono andata avanti, crescendo, lodandolo. E sono 3 anni che frequento Licola. Prima di frequentarlo venivo ad Aversa, poi conoscendo il pastore, lui veramente ci ha mostrato l'amore veramente di un padre, ci ha dato veramente una famiglia che ci mancava. E qui veramente ringrazio il Signore che mi trovo qui, perché siamo veramente tutti insieme una famiglia ed io ringrazio il Signore. Siamo qui con Pina, una sorella che da tanti anni frequenta la comunità di Licola, a cui vogliamo domandare come ti trovi in questa comunità e soprattutto come giovane da poco sposata, quali sono le attività che incoraggiano le giovani coppie? Allora, io come detto sono 17 anni che frequento questa comunità e cosa dire, siamo benissimo qua, il Signore veramente sta facendo una grande opera e continuiamo e speriamo in Lui affinché veramente possa portare tante giovani coppie, perché noi abbiamo un programma che si cura di queste giovani coppie, perché purtroppo ci sono tanti problemi soprattutto nei matrimoni e noi con il pastore Eliseo Contino abbiamo ogni 15 giorni delle riunioni che si occupano dei problemi dovuti alle famiglie, alle giovani coppie. Se un esercito si accampa contro me, non temerò. Se c'è una guerra oggi intorno a me, confiderò in te. Non temerò nessun nemico che si alzi contro me. E se la terra qui tremasse, la mia salvezza è in te. Perché tu sei chi rialza il mio capo,
siamo qui con Giuseppe, a cui vogliamo domandare qual è stata la reazione dei cittadini della città di Licola al lavoro svolto a livello evangelistico dai fratelli della comunità. Purtroppo non siamo ben visti, addirittura abbiamo anche problemi nel trovare, nel cercare locali, ci rifiutano quasi, come ci vedono strani, non so, sono chiusi dinanzi a Dio. E c'è molta difficoltà in questo a proclamare l'Evangelo, la parola di Dio. E quindi quali sono le vostre proposte come comunità per aiutare i cittadini ad avere un'opinione diversa verso i credenti della città? Pregando, cercando di portare l'Evangelo, pregando molto per questa città, per queste contrade, cercando di riunirci tra di noi nei nostri ambiti familiari, portare agli altri, a tutte le persone che conosciamo. Siamo qui con il pastore Eliseo Contino, il responsabile dell'opera di Licola, a cui vogliamo domandare qual è l'attività che svolge la missione di Licola all'interno della città e soprattutto quali sono gli obiettivi spirituali da raggiungere. La missione di Licola si attiene fondamentalmente a quello che è il mandato della parola di Dio, è quello di diffondere la sua parola, la sua buona novella nelle zone di Licola, nelle zone, nelle famiglie che già sono esistenti nella Chiesa, attraverso di loro, con dei progetti chiamati progetti etro, raggiungere le varie famiglie della zona. La missione qui è da diversi anni e grazie a Dio sono stati diversi momenti difficili, ma stiamo vivendo un momento nuovo dove, attraverso le iniziative che si stanno facendo all'interno con dei giovani servitori, con nuovi responsabili, stiamo raggiungendo diverse famiglie. Grazie al Signore abbiamo visto la sua mano potente intervenire in diversi casi critici di separazioni, di guarigione, dove il Signore ha spezzato le catene e ha dato la possibilità di ricongiungersi, vedere famiglie gioire mentre prima stavano andando al divorzio. E questo sicuramente fa parte di quel grande mandato che il Signore ci dà, di portare la sua pace, la sua salvezza in tutte le case. Semplicemente desideravo anche ricordare che la missione qui da diversi anni sta in via Sannullo numero 13, gli orari dei culti sono le 19:30 nelle giornate di giovedì e sabato. Altri momenti di riunione riguardano il martedì alle ore 20 con i progetti etro. Abbiamo altre riunioni interne, locali, dove i giovani o le scuole domenicali sono impegnate con i bambini per la formazione, soprattutto spirituale, dei bambini nella crescita, nella conoscenza della parola di Dio sin da piccoli. E questo permette già da piccoli di distinguersi, distinguere il bene dal male, distinguere una società che a volte approfitta dei bambini e loro sanno che il Signore sta con loro, li aiuta a crescere. Attraverso i bambini io credo, pienamente credo, che attraverso i bambini il Signore dà un insegnamento a noi adulti e anche a coloro che si accostano per le prime volte a Lui, come testimonianza vivente nella semplicità, nell'umiltà e soprattutto nella felicità e la gioia che essi esprimono. Spirito Santo, oh Signore, di te ho bisogno, guidami. Spirito Santo,
Vi invito a leggere nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 16, dal verso 13. Evangelo di Matteo, al capitolo 16, dal verso 13. Avete trovato? Potete dire amen. A Dio sia la gloria. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti. Egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Fin qui la parola di Dio. Alleluia. Sono dei versi molto importanti nella vita di ogni credente e nella vita di ogni essere vivente. Gesù è in cammino verso Cesarea, una zona nord di Israele, e mentre si trova in cammino per questa zona, dopo alcuni episodi abbastanza importanti in cui Gesù esegue la moltiplicazione miracolosa dei pani, dove Gesù opera potentemente con dei miracoli, c'è una folla che lo segue, una folla che cerca di seguire Gesù, cerca di stare con Gesù, e Gesù in un certo momento guarda la folla, guarda i suoi discepoli e fa una domanda e chiede ai suoi discepoli qualcosa che ancora oggi, in maniera molto attuale, viene chiesta a tutti noi, esseri viventi, credenti, non credenti e probabilmente cristiani. Gesù rivolge la sua domanda e ci chiede: chi dice la gente che io sia? Vedete, fino a po' di tempo fa la gente seguiva Gesù e Gesù stesso ha a dire che molti lo seguivano prevalentemente perché attraverso di lui riusciva a dare da mangiare agli affamati, lui riusciva a dare da bere agli assetati. Attraverso Gesù c'era la compassione di una folla che, giunta la sera, si poteva calmare, poteva condividere il pane e in altre circostanze anche i pesci, e insieme a questo ricevere guarigioni e potenti operazioni. E Gesù a un certo momento comprende nello spirito che viene in alcuni momenti a mancare un elemento fondamentale. E che cos'è questo elemento? È quello lui stesso chiede e desidera che i suoi discepoli rispondano. Lui desidera comprendere delle persone che gli stanno a fianco cosa pensano che lui possa essere. E infatti c'è confusione, c'è molta confusione, perché i suoi discepoli rispondono e dicono: alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista, altri dicono che sei Elia, altri ancora Geremia o uno dei profeti, perché vedono in te che parli con autorità, perché Gesù conosceva le parole della legge, perché Gesù annunciava le parole che lo Spirito metteva nel suo cuore ed era nella volontà del Padre, raggiungeva i cuori, l'intimo dei cuori, e molti, riconoscendo che Gesù raggiungeva i loro cuori, raggiungeva i loro pensieri, non potevano fare a meno di riconoscere che in lui c'era una potenza straordinaria. Ma un conto è riconoscere che in Dio c'è una potenza straordinaria e quindi riconoscere Gesù come Dio. Un conto è riconoscere Gesù come un normale essere umano in cui c'è potenza straordinaria. Vedete, la folla stava seguendo Gesù, molti di quella folla seguivano Gesù solo perché guardavano le sue mani,
è un esempio per dire che da Gesù si aspettavano solo miracoli, da Gesù si aspettavano solo la divisione di pane, di pesci, desideravano solo la risoluzione delle problematiche che in quel momento assillavano la loro vita. Ma Gesù vuole fare qualcosa e quando la fa in maniera meravigliosa. Perché Gesù non fa le cose in maniera incompleta. Le cose sono meravigliose, le opere sono meravigliose quando vengono fatte in modo completo, straordinariamente completo. Gesù non si limita soltanto a voler fare miracoli, ma egli desidera raggiungere i cuori delle anime affinché loro possano ricevere salvezza, e la salvezza si riceve riconoscendo che Cristo Gesù è il Figlio di Dio, il Salvatore, colui che è venuto a liberare dalla schiavitù del peccato, colui che è venuto a spezzare le catene del peccato. E insieme alla guarigione, e insieme alla benedizione umana, c'è una benedizione spirituale, quella che molte volte il mondo non riesce a comprendere. Sapete quante volte nelle difficoltà, nella disperazione, assistiamo a delle persone che si rivolgono al primo cenno di qualcuno che pensano possa fare qualcosa per risolvere il loro problema, la loro difficoltà. Ma vedete, se l'opera non è fatta completa, è come una malattia, dove se tu non intervieni drasticamente e in maniera completa, la malattia si ripresenta. Immaginate una persona malata di cancro, immaginate una persona che sta a punto di morire. Se non si interviene in maniera precisa, se non c'è una cura abbastanza attenta, tu puoi avere dei segni di miglioramento, ma il miglioramento non è la guarigione completa. Ma io ti posso dire che questa sera che c'è un uomo che in mezzo a questa folla si è espresso, e in mezzo a questa folla uno dei discepoli, un uomo fra tanti, un uomo che è chiamato Simon Pietro, che la Chiesa Cattolica Cristiana conosce bene, Simon Pietro, Pietro Apostolo, e rivolgendosi a Dio, a Gesù, risponde e gli dice in maniera molto precisa, categorica, affermando che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. È il Figlio del Dio vivente, alleluia. E Gesù, rispondendo a Pietro, gli dice un'altra cosa importante che non bisogna assolutamente dimenticare o far passare senza prenderla in considerazione. Gesù dice a Pietro, chiamandolo Simone: sei beato, figlio di Giona. E sei beato, sai perché? Perché chi ti ha rivelato che io sono il figlio di Dio, il Cristo, l'unto, non è stata la carne, cioè il fatto che hai visto solo le opere, le potenti operazioni, cosa che avrebbero sì potuto fare anche gli altri profeti. Elia era un grande profeta di Dio che compieva e aveva compiuto dei miracoli, delle potenti operazioni. Geremia era un grande profeta di Dio, ma certamente non era il Messia, l'unto di Dio, il figlio del Dio vivente. E questo Pietro l'aveva capito non solamente perché aveva visto le potenti operazioni, ma perché c'è scritto lo Spirito Santo gli aveva rivelato che egli era il figlio di Dio. Alleluia. Teniamo bene in mente, cari nel Signore, che quando l'Eterno e Dio parla alle nostre vite, attraverso lo Spirito Santo avviene un'opera meravigliosa. Lo Spirito Santo è colui che ti fa sentire la sua pace quando senti parlare del Signore. Lo Spirito Santo è colui che ti fa sentire quella calma, quella serenità, quella tranquillità nel ricevere il messaggio della salvezza. Ora, c'è una scelta da fare. Vedete, la folla, sì, si sentiva tranquilla, sentiva la pace di Dio, sentiva il calore del suo amore. Ma molti nella folla cercavano solo il miracolo e non volevano andare oltre. Quando Gesù
poteva dare molto, ma molto di più. E Gesù questa sera fa una domanda a tutti noi, così come fece la domanda ai suoi discepoli. Ed è una domanda con la quale io desidero che sia i presenti, sia coloro che ci guardano attraverso la televisione, possono, prima di rispondere, riflettere bene. Dopo tanti anni, migliaia di anni, ancora questa sera, ancora in questo giorno, ovunque sarà trasmesso questo programma, c'è una parola del Signore che ti chiede: chi è per te Gesù? O meglio ancora, che relazione hai tu con Gesù? Sapete, qui possiamo dare tante risposte, possiamo affermare tante cose, ma la parola di Dio ci insegna che non è soltanto con la bocca che tu puoi affermare ciò che provi per una persona. Se io dico di amare un mio fratello, se io dico di amare una mia sorella, se io ritengo che una persona è un'autorità e poi non la rispetto, è semplicemente parole. Se io dico che Gesù è il figlio di Dio, il Dio vivente, ciò significa che per conseguenza io accetto il fatto che Lui è il mio Salvatore e non c'è altro all'infuori di Lui con il quale io possa avere comunione, attraverso il quale io posso andare a Dio Padre e poter confessare che ho bisogno di Lui. È il primo bisogno, la prima necessità che ciascun essere umano ha, è quella di poter ricevere perdono e liberazione e salvezza. Quando mi trovo a parlare con qualcuno di salvezza, probabilmente a volte non sanno con questo termine che cosa si vuole indicare. No? Salvezza, quando parliamo di salvezza, qualcuno pensa subito a qualcuno che sta in ospedale, che sta in condizioni critiche, o qualcuno che è stato preso da ladri, da banditi, oppure in una condizione di guerra, ci sono momenti difficili, ci sono dei prigionieri, quindi devono essere salvati. In effetti questo concetto è giusto, soltanto che si pensa sempre agli altri, si pensa semplicemente a delle necessità di vita, ma se andiamo nella profondità della nostra vita, ci rendiamo conto che in effetti chi ha bisogno di salvezza siamo noi stessi. Perché hai bisogno di salvezza? Perché hai bisogno di liberazione? No, ma io sto bene fisicamente. Beh, di questi tempi non direi. È un momento in cui chi per un po', chi per un altro, chi per un motivo, chi per un altro si è presi da influenze, raffreddori, e questi migliori. Vedete, c'è una malattia ancora più profonda, che è la malattia del peccato, è la malattia del vizio, che ci tiene schiavi in delle condizioni in cui non siamo più capaci di prendere una decisione ferma, di cambiare atteggiamento, di superare questa condizione. E a volte, finché tu vivi in queste condizioni con la consapevolezza che, pur essendo sbagliato, però porta piacere alla tua vita, come può portare piacere il mangiare il pane, forse oggi il pane non piace più, forse oggi potremmo dire altre pietanze più golose, porta piacere gozzovigliare, vivere solo per soddisfare quello che può essere semplicemente il nostro desiderio umano, le nostre passioni, verrà un momento in cui ci sarà un'insoddisfazione, verrà un momento in cui tutte queste cose probabilmente non colmeranno più il tuo desiderio di avere pace, il tuo desiderio di avere un momento di rilassatezza, un momento di tranquillità, un momento di poter dire: mi sento appagato. E sai perché questo non avviene? Probabilmente perché si confessa che Gesù è il figlio di Dio, ma lo si confessa solo con le labbra, ma col cuore non si crede. Perché se tu credi che Gesù è il figlio di Dio, allora vivi per quello che è il suo comandamento, per quello che è la sua volontà. Vedete, prima facevo una premessa dicendo che ci sono momenti dell'anno in cui ci si ricorda che Gesù è il figlio di Dio. E poi questi momenti passano in fretta.
Sapete, pochi giorni si fa nascere, si fa crescere, probabilmente poi c'è la parte di resurrezione. Ma io invito ciascuno di noi ad avere ogni giorno una piena e intima comunione con Lui. Non si può dire solo con la bocca che Gesù è il Figlio di Dio e non vivere per quello che confessi. Sai, confessare una cosa e viverla è molto diverso. A volte puoi anche non confessare nulla, ma con i tuoi gesti, con il tuo modo di vivere, con il tuo comportamento, puoi testimoniare agli altri che Cristo Gesù veramente è il Figlio di Dio e vive nella tua vita. Quando la gente ti guarderà nel viso e vedrà la luce di Dio, quando la gente guarderà i tuoi occhi ed attraverso i tuoi occhi capirà che c'è qualcosa di diverso, qualcosa di meraviglioso che parla loro e li fa stare bene, allora tu potrai dire: questo è lo Spirito Santo di Dio che vive in me. E questa pace puoi averla anche tu. Questa pace puoi viverla anche tu. E cosa devi fare? Cosa bisogna fare? Ci fu un momento un uomo che disse a un evangelista, si chiamava Filippo questo evangelista, dice: cosa mi impedisce anche a me di diventare uno come voi? Dice: nulla, assolutamente nulla. Basta che tu credi che Gesù è il Figlio di Dio e lo credi con tutto il tuo cuore, lo credi con tutta la tua mente, con tutto il tuo maggior potere e vivi ubbidendo alla sua parola e lo ricevi come tuo Signore e Salvatore, allora anche tu riceverai la salvezza e con la salvezza tutte le benedizioni che ti accompagneranno tutti i giorni della tua vita. Dio ti benedica. Vengo a te nel nome di Gesù. Ascolta questa preghiera fatta a te dal profondo del mio cuore, del mio cuore. Padre mio, sii attento alla mia preghiera, ascoltami, rispondimi. Ti prego per il tuo popolo che soffre, oppresso da tante difficoltà. Quanti problemi da risolvere, quanti problemi da risolvere. Insieme. Padre mio, Padre mio, questo è il popolo tuo. Affinché il tuo immenso amore possa riscaldare il cuore di chi grida a te, grida a te, a te.